Siamo finalmente tornati nel momento in cui uccidiamo degli zombie, dei non morti, dei non viventi. Siamo finalmente tornati su uno dei giochi che secondo me più sottovalutati ma più belli del pianeta. Soprattutto perché mi pagano. Lascia un commento scrivendo: questo gioco è clamoroso, questo gioco è bellissimo, questo gioco è la mia vita. A 300 commenti, nuova run contro gli zombie insieme a Ron. Siamo tornati su Scare Ritual. Che cos'è innanzitutto Scare Ritual? È un gioco round based sugli zombie, sviluppato da 5 sviluppatori indie, quindi proprio persone come noi, che hanno creato questo gioco che già abbiamo visto su questo canale. Però oggi è uscito il DLC gratuito Tides of Terror. Andiamo a vedere la mappa perché è molto carina. All'interno del gioco ovviamente avete la possibilità di provare le varie mappe, di personalizzare il vostro omino, soprattutto tramite lo Scare Pass. Ne avete 5 diverse a disposizione in base all'esperienza che fate all'interno del videogame. Potete sbloccare diverse situazioni. Come ho detto, la mappa che è uscita è Maree di Terrore, Tides of Terror. La andiamo a provare. Se faccio il matchmaking, secondo voi trova qualcuno? Il gioco è molto bello, ti dà la possibilità di giocare su delle mappe zombie molto simili a quelle che già conosciamo su Call of Duty, quindi abbiamo i perk sul muro, abbiamo le munizioni, abbiamo gli zombie che variano di round in round, abbiamo i round, ma soprattutto abbiamo una storyline. Ogni mappa ha la sua storia, in cui noi dobbiamo proseguire all'interno della storyline per fare in modo di proseguire. Il gioco è disponibile su Xbox, su PlayStation, su Steam, su Epic Store, insomma su PC. Avete la demo gratis a disposizione. Ho scelto di giocare online perché da solo è impossibile, improbabile, improponibile, troppo complicato. Ho immediatamente cambiato idea. Ho provato a fare una run con le persone online, ma sono veramente mongolo, quindi in realtà la faccio da solo. Ogni mappa ha la sua storia. Quello che noi dobbiamo fare è seguire gli obiettivi. Quindi in questo caso bisognerà trovare una miccia e delle munizioni per sparare con un gigantesco cannone. Cannone che noi andremo ad attivare per aprire una porta, che poi ci permetterà di fare altre straordinarie cose. Vi ripeto che oggi non so dove arriverò, perché è veramente difficile da solo, ragazzi, e purtroppo sono limitato. Abbiamo i miracoli, che sono dei power up. Li possiamo fare di livello 1, 2, 3 e 4 in base a quelli che ci capitano. Io te dico come primo, te dico pugnalata tuono perché sdrogo. Qui c'è il primo oggetto da prendere, che è la palla de cannone. Il secondo, che è la miccia, si troverà di sopra, al massimo della nostra 500. Dobbiamo aprirla. La cosa del gioco è che non è facile, cioè nel senso ti costringe comunque ad andare avanti con i round per proseguire la storia, quindi non è che poi rimani al round basso e prosegui la storia, è impossibile. Ma noi già siamo al round 3, dobbiamo aprire questa porta. Quanto serve? Oh, 1250, ma quando cazzo li faccio? L'obiettivo diciamo che è sbloccare queste spade, ce ne sono 3, dobbiamo farmare un po' di soldi, almeno apriamo queste cose, servono 1250 qua più altri 1500 per aprire dopo. Fortunatamente all'inizio ovviamente loro sono delle pippe e tu fai un danno clamoroso, quindi puoi aprire questo, però serve altro 1000, quindi sono altri 10 che gli devi uccidere. Fuori di testa questa roba. Oh, miracolo. Attacco veleno. Forza lampo. No, non me... ho sbagliato. Forza lampo è una merda, però vabbè, sti cazzi. Ok, ho metà prezzo. GG, raga, metà prezzo è GG perché è tutto a metà prezzo. Quindi qua è 7,50. C'hai 20 secondi. Qua è 8,40. Però mi serve quanto? Se è 25 è buono. Se riusciamo a ammazzarli con un tempo decente, magari riusciamo anche a aprire sotto sfruttando. Ma sono finite. Ma 3 secondi, non famo un tempo. Peccato. Ma peccato. 1250 era 600. Ce la potevo fare tranquillamente. Vabbè, famo gli ultimi 200 punti. Oh no, sapete questo rumore cos'è? Signore dei calamari avvocato. Ti direi, che cazzo è? È un tumore, ecco chi è. Lui spawna e spawna insieme a migliaia dei calamari. Ai calamari non so il problema. Il problema è lui, raga. Il re dei calamari. In realtà quello che dovremmo fare è ammazzarlo a colpi de lama, senza far aumentare il livello, perché sennò diventa il tumore. Però te sei incagliato là, eh? Te vedo bello incagliato. Ok, si gode, coglione. Ah, devo scendere giù. Devo scendere giù perché devo aprire sta porta che è a 1200. Devo prendere la miccia. Ok, prendi la miccia. E poi devi tornare all'inizio tramite tunnel sotterranei. Te fai tunnel sotterraneo, questa costa 1000, la puoi aprire. E sei tornato al cannone precedentemente attivato. Adesso devi sparare col cannone. Per sparare col cannone devi ammazzare cristiani nel cerchio di fuoco. Piccolo miracolo. Aumenta la cadenza di fuoco del 5%. Perché no? Come vedete la percentuale aumenta a una velocità lentissima, quindi ogni zombie è 2 o 3%, dipende da non ho capito cosa. Ok, munizioni infinite se gode. 27%. È un tumore sta roba, perché ci devi stare veramente tanto. Più che il tempo è la quantità di zombie che devi uccidere.
Cioè, tu hai fatto un round e stai al 50%. Vedi che ti costringe ad aumentare di livello il coglione. Guarda il panzone come corre. Lo sputafica. No, deve esplodere quello. Ok. Un po' di automira la sfrutti perché è giusto. Porca madosca, volatra maledetta, zozza, lurida, infame. 80% ancora, frate. Cioè, rendite conto, 80%. Cioè, devi fare due round. Compriamoci qualcosa. Palestra, non ci interessa, prendiamo un miracolo. Pugnalata tuono raro, me la prendo. Fucile da caccia non mi interessa, io prendo il pompa 2002. 87%, regà, che è letteralmente niente. Dai, altri 10. 92%. Quindi pugnalata tuono è figa però, 100% spara col cannone. Ok, spara col cannone. Fai esplodere l'obeso. Sparando col cannone te si apre qua. Aprendoti qua, tu devi proseguire verso qua. Te si aprirà la porta. Non ci credo che l'hai lisciato. Oh merda, porco ladro maledetto zozzo. Potremmo proseguire? Madonna Dio, ok. Ti troverai davanti al bunker. L'obiettivo è infilarci tre spade. Cioè, tre spade e tre missioni da fare. Spara le prese d'aria, questa è la prima. Merda, te leva una quantità di vita infinita. Ok, devi semplicemente distruggere le prese d'aria. Ok, trova la chiave a forma di Kraken. Che adesso per trovare la chiave a forma di Kraken è ancora più un tumore. A parte che è pieno di zombie. E forse dovresti ucciderne qualcuno prima di proseguire. Frate, come cazzo te permetti? La chiave a forma di Kraken è dentro questi cosi. Ovviamente tu sai quale? No. Devi andare a caso. Falla esplode, te prego. Frate, esplodi, non esplode. L'ha fatta esplodere il tizio dietro, non ci si crede. E trova sta cazzo di cosa a forma di Kraken. Vedi, tu sparando a quei cosi ti si aprono le vie, le strade. Mi sono incastrato. Forse è meglio se uccidiamo qualcuno. Vedi, hai varie cose. Hai varie porte. Qui non è. Chissà dove cazzo è. Qui non è. Oh merda, no, il signore dell'acqua ancora. Merda, il signore dell'acqua. Sarebbe il top trovare la chiave del Kraken ora, eh. Come fa a perdere così tanto tempo? Infatti c'ho 10.000 euro. Ma guarda quanti sono. Eccola. Chiave del Kraken ottenuta. Boom, apri qua. Prima spada presa. Ok, ora dobbiamo fare spada d'oro e spara de bro. Spara. La spada de bro. Ah, frate, forse troppi. Letteralmente sono tutti i granchi del pianeta. Allora adesso ci facciamo un attimo la cassa. Prima devo ammazzare il signore del mare però, perché è veramente esagerato, frate. Certo che me lo puoi mettere ogni 5 livelli. Frate, ogni 5 livelli è troppo. Ma guarda quanti sono. Te prego, mori. Non so che dire. Ok, morto. Forse è il caso di ammazzare qualcuno. Potremmo prendere dei perk. Apri qua, c'è quello della salute. Allora intanto devi fare il cane. Bello. Ok. Questo salute. Sì, lo sai che ti dico che mi sa che questa è un'arma di Dio. Perché è anche modificata. Abbiamo sedu perk intanto. Vediamo gli altri che ci sono. Perché abbiamo tanti soldi. Quindi il cacatore d'elite. Merda, tocca fermarlo, sì. Dobbiamo tornare giù. C'hai un minuto di tempo. Qua devi fermarlo perché sennò nasce Cristo. Ok. 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 Ok, fatto. Questo qua che cazzo è? Aumenta la velocità di movimento quando è in forma di spirito. Ah no, quando muori, non mi interessa. Questo qua, cadenza di fuoco, te lo prendi. Io voglio quello del movimento però, c'è un perk del movimento. Velocità di ricarica lo puoi prendere. Forse è questo. Velocità di movimento del 9%, ok, questo qua. Possiamo fare questa spada qua che è la spada di, non mi ricordo. In cui dobbiamo semplicemente intanto aprire la questa roba qua. Sì, è questo. Dobbiamo trovare delle manovelle. Tu direi, dove cazzo stanno queste cazzo di manovelle? Molto semplice, stanno in queste scatole qua. Però devi essere fortunato. Siamo stati fortunati, assurdo. Merda, sì, quest'arma sciotta. Dobbiamo trovare due. Oddio che culo, l'abbiamo trovate subito così. Ok, perché ci sono varie scatole rosse in cui poterle trovare. Poi te ne vai su e le attacchi una qua. Ti fa muovere quella sfera. Non ammazzi un attimo nessuno perché aspetti. Perché adesso te crea il cerchio satanico. Una volta che te crea il cerchio satanico, te devi ammazzare come prima i cristiani qua dentro. Guarda, è sciotta questa roba. Scusate se uso l'automira, ma molto più semplice. Oh, 96%, eh. Ok. Ok. Ora lo devi rifare qua. Vedete, se sposta la palla, si sposta là e tu lo rifai. Guarda, frate, quest'arma sciotta. C'ho avuto forse culo. Che cos'è? Tipo, è un fucile sborrato. Frate, ti puoi avvicinare? No, va bene. Dobbiamo completare questo 100%. Poi ce n'è un altro da fare lì. Dobbiamo solo aspettare che vengano i ragazzi. Godo. Coglioni. Ok, quest'arma sciotta in una maniera che non ha senso. Morte improvvisa, se gode. 64%, Dio, se siamo fortunati. Ok, se gode, sono esplosi tutti. Qua tocca fare l'ultima. Ah, ma no, mi serve un'altra manovella, mannaggia il papa. Beh, tecnicamente
Che culo. Va bene, siamo stati fortunati e dobbiamo rifare la stessa identica cosa qui. Manovella che gira, si è sposta la palla. Praticamente lo finisci, liberi il granchio. Una volta che liberi il granchio, poi lo devi seguire. Dobbiamo scortare il granchio. Prima però c'è da arrivare al 100%. Punti tripli se gode. Un po' di automira. Morite tutti. Non mi inculate, vi prego. Oh merda, merda, merda. Avanti, avanti. Porca madosca, sì, capisci qual è il problema? Ti fa un po' il giretto. 70%. 72, ancora 72. 80%. Occhio a Goku che fa l'onda energetica. Passa da qua. Avvicinati. Madonna, sì, quest'arma è devastante. 96, ne manca uno. Vieni qua. Dai, vieni qua che sei l'ultimo. Avvicinati, cazzo. No, non è... Non... Ah, ok. Ok, libera il granchio, libera il granchio. Adesso quello che dobbiamo fare in realtà è stare vicino al granchio e scortarlo. Gli devi stare anche a fianco. Forse se riusciamo a sfruttare il fatto che non sono ancora spawnati. Ecco qua. Dai, cammina, 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 cammina. Cammina, cammina, cammina. Cammina, cammina. Non so dove devi arrivare, ma te prego arriva. Ah, devi arrivare fino alla porta. No, quello non è un nemico. Oh merda. Oh merda. Oh merda. Oh merda, oh merda. La situazione si fa complicata per il dreddone. Il fatto è che devi star vicino al granchio, frate. Meno male che ho trovato quest'arma completamente a caso. Dove cazzo è? Granchio, dove cazzo sei? Granchio? No, quello, eccolo. Ma perché lo locca come se fosse un nemico? Ok, dai, cammina che ti prendi l'ultima arma. Cioè l'ultima... Ti prendi la spada. Ok. Spada fatta. Ultima spada da fare. Fin qui non ci sono mai arrivato da solo. Allora, l'ultima è questa. Cosa bisogna fare con questa? Missione storia. Spara per allineare i parafulmini. Mortacci tua. Wow, 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 wow. Ok. 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 Provolgi gli interruttori nella sequenza esatta. 3, 1, 2. Merda, raga, ma quanti siete? No, ma c'è anche il re dei mari. Ammo, 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 ammo. Godo, godo, godo. Ok, fammole fuori un po'. In realtà devo far fuori il re dei mari, raga. Dovrei tenere i granchi e ammazzare lui. No, no, non mi ammazzare, non mi rompe coglioni. Dove è andato? Oh merda, sei un coglione, sei morto? È morto? Perfetto. Dobbiamo attivare gli interruttori. 3-1-2. Gli interruttori sono attaccati al muro. 3-1-2, che culo, questo è il 3. Ma l'1 dove cazzo è? Questo è il 2, manca l'1. Questo è l'1, sono sicuro. Ok, 1. Ok, giusto. Quindi il 2 è quello che sta sopra. Terza spada fatta, raga. Non, vi giuro, non ci credo. 2. Ok. Elimina i nemici vicino all'Elsa. Oh no, di nuovo. Oh no, di nuovo. Oh no, di nuovo. Guarda, ma adesso mi spawnano letteralmente dietro. Io forse è buono che spawnano lì. Sì, ma 17%, raga. Oh merda, oh merda, oh merda, oh merda. Quanti siete? Siete troppi? Ok, morte improvvisa, se gode. No. Non mi chiudete, vi prego. Non adesso. Ma servono due round qua. Servono due round. Ti pare che mi fa due round al 16 al 17 con sta roba? Io comincio a prendere tutti i perk a caso. Al 66%. Adesso cominciano a diventare pericolosi, Merda, 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 merda. Ok, massacrali. Non rimanere chiuso per troppo tempo. Cominciano ad avere una vita letteralmente infinita. Lancialo, non ho una bomba. 84. È rimasto 84, non si sa perché. No. Porca madonna. Posso rinascere. Ok. 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 Posiziono l'impugnatore nella porta. Dobbiamo tornare lì nel buco. Aspetta che mi posso prendere un gettone vita. Madonna se gode. E al cazzo. Questo che mi dà? Mi piace. Ricarica e colpisci. Vediamo. Non è vero. Vabbè. Apri. Apri. Apri, apri. Sblocca la gabbia delle palle di cannone attivando gli interruttori di alimentazione. Oh cazzo. Questo? Come tempo rimanente? Il coso d'elite mi sa che se lo piamo a sto giro. Ok. L'altro dove cazzo è? Scusami. Ma scusa un attimo. Spero che non si riavvia a 1-0. Merda, 0 su 3, raga. Ma tu sei matto. No, questa è follia. No, questa è malattia mentale. Ma lo devo rifare. No, no, questi sono matti. No, questi sono matti davvero. Apri sta porta. Non si può aprire. Forse posso interrompere il tizio d'elite. No, non ce la fai. Quanti cazzo siete? No, follia. No, è anche, c'è anche il gigante, raga. Abomination evocato. Falli volare. Bravo, Dreddone. Bella difesa.
Ma che è sta musica? Oh, morte improvvisa. Si è incagliato? Si era un attimo incagliato. Dai, fallo fuori. Quindi c'è il tempo. C'hai 50 secondi per aprire sta porta. Ce li fa boom. Ce li fa boom. 15 secondi ce la puoi fa. Ce l'hai fatta. Frate, ottieni la palla dei cannoni dorati e spara col cannone. Perché è roba infinita. Ah, non c'ho la palla. Dobbiamo la palla de cannone. Ah, la palla de cannone la prendi qua. Palla de cannone che è letteralmente il boccino d'oro di Harry Potter. Poi torni su e spari col cannone. Devi salire fino alla fine e spara col cannone. Holy shit. Scopri il messaggio segreto. Come se riusciamo a fermare il gigante qui? Ok, gol. Oh, merda, il messaggio segreto. Il signore dei calamari. Che cazzo è? Sconfiggi il signore dei calamari. Oh! Ah, ma è quello il signore dei calamari. Ma già, ma scusa, ma non è sempre lui. Merda, frate, ma questo te aggrappa pure. Merda, merda, merda. Siamo pieni di sordi. Troppa gente, troppa gente, troppa gente. Vorrei pagapanciare l'arma. O dopo, magari. Che non ve l'ho fatto ancora vedere, pagapunch. Merda, ma sono morto, frate. Ripia la vita. No, 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 no. Stanno a diventare letteralmente tantissimi. Merda, il signore dei calamari leva un boato. Massacrali. Ma questo si è incagliato qua, raga. Tu praticamente sei come gli altri, ma con più vita. Te lo devi ammazzare prima che cambia il round. No, 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 sto a morire io. Ma vedi che... Ma so due. Te prego, mori. Ok, ho sconfitto il signore dei calamari, se gode. Però adesso c'è l'altro in giro. Apri la porta. Eh sì, c'è lui. Beh, frate. No, non mori con lui, se mori con lui veramente, eh. Ti prego, mori. Calma. In realtà una cosa che possiamo fare è il pacapunch. Che do cazzo stava? No, l'ho trovato in un secondo. Ovviamente quando mi serve non esiste. Eccolo. Arma livello 2. Me l'ha data? Posso farla anche a livello 3? Eh? Livello 3. Ah sì, me la insta da. Ok, però non c'ho una lira, mo. Prima di aprire la porta, allora. Mo che abbiamo l'arma a livello 3. Tecnicamente immagino faccia più danno. Interrompiamo un attimo il cristiano elitario. Ok, almeno non ci rompe i coglioni. Quindi possiamo aprire la porta. Secondo me questa è semplicemente la fase 1 della mappa, raga. Sto registrando da un'ora. Ok, apri la porta però. Questo è l'obiettivo, era. Come l'apro la porta? Ah, basta girare. Apri sta cazzo de porta. E come la giro? Cioè, come la invento? In base a cosa? Sono stato 45 minuti prima di capire che in realtà il gioco te lo dice, quello simboli metri, ovviamente. E ce l'hai scritti qui per terra. Di bronzo, argento, oro. Sì, ma come mi ricordo? Vabbè, due punti. Te levi, me fai legge. La oro e la P. Una P, una R e un P greco. P greco RP. 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 P greco. P greco R. E P è questa, quindi tecnicamente ora si apre. Ok, missione storia ci sta. Se gode, se gode, se gode, se gode. No, è il Kraken. Oh merda. No, frate, ma l'ho sciotto con quest'arma. Forse non era... Oh merda. L'ho sciotto. Ah, posso rianimarmi qua. Ma questo è un grosso problema. Ma gli è tornata la vita. Ma come gli è tornata la vita, oh? Come gli è tornata la vita? Chi è che mi colpisce? Ma chi è che colpisce? Non capisco. Ah, forse in acqua devo andare. Frate, ma gli torna la vita. Frate, mi devi ridare la vita. Ripigliate la vita, ti prego. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Porca madonna. Per farvi capire, stavamo a sto step qua. First boss fight, raga. Mancano 6 minuti di spiegazione. Ah no, ma era l'ultimo boss. Era la fine. Continua a esplorare i segreti della cava. Usa il portale per abbandonare il livello. Era finito. Ma vai a cacare, Kraken di merda. Era finito. Mancavano 2 di vita. Beh, mi prendo la mia esperienza. Vabbè, questo era il videogame. Vi ripeto, secondo me è molto divertente. Poi questo DLC, la storia è anche abbastanza carina. Mi è piaciuto abbastanza. Noi comunque ci vediamo alla prossima. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo Scare Ritual. Che gioco straordinario, cazzo. È il mio gioco preferito. Grazie mille. Ciao.